Francesca, qual è adesso il candidato che dovrà entrare che ci racconterà la sua tesi? Sì, adesso ci sarà la dottoressa Giada Arcuri con l'alimentazione e un linguaggio. Bene, Susanna, vuoi fare una piccola introduzione Sì, visto che tu allora. eri la... Giada, sei emozionata? Ti sei impaurita di Buon questa cosa? pomeriggio a tutti, sì, Ti sei abbastanza. impaurita? Di dove sei? Presentati anche tu, di dove sei esattamente? Allora, Sei... io sono calabrese, quindi attualmente mi trovo qui in Calabria. Quindi sei a casa tua, tranquilla, facciamo questa presentazione tranquillissima. Ti introduco io la tesi e poi tu parti. Va Allora, bene. l'alimentazione è un linguaggio, questo è il titolo della tua tesi, e con il punto interrogativo. Perché? Perché il cibo non è soltanto un qualcosa che si ingerisce, il cibo è molto di più. E come tu hai messo nella tesi, diventa un'identità sociale il cibo, un'identità economica, un'identità religiosa, un'identità etnica e un'identità filosofica. E il cibo è anche un linguaggio perché serve per comunicare con gli altri, per esprimere se stessi e per consolidare tradizioni culturali. Quindi sentiamo adesso il lavoro di Giada Arcuri con la tesi L'alimentazione è un linguaggio? Vai, Allora, Gian. ho scelto di trattare questo argomento perché approcciandomi allo studio della gastrosofia, più volte mi è capitato di leggere che l'alimentazione è un linguaggio. Questo fatto mi ha incuriosita e mi sono chiesta quindi, ma l'alimentazione è un linguaggio? Ho quindi approfondito questo aspetto cercando di darmi delle risposte. Come ha già detto la professoressa, il cibo è un linguaggio perché permette di comunicare con gli altri, di consolidare tradizioni culturali, di esprimere se stessi e di rappresentare anche gerarchie sociali. Quindi non ha un valore soltanto nutritivo ed energetico, ma anche simbolico. In effetti esprime un'identità sociale per la tipologia di alimenti consumati. Economica perché mangiare cibi preziosi significa appunto ostentare la propria ricchezza o la propria potenza. È religiosa proprio per il significato profondo che viene attribuito a certi cibi o a certe bevande. È un'identità etnica per il valore che viene dato a specifici piatti. Infatti, come sappiamo, ogni paese si riconosce in una certa pietanza e in un piatto tipico. È anche un'identità filosofica per il tipo di dieta seguita, come ad esempio la macrobiotica o la vegetariana. Come appunto dice Massimo Montanari, il cibo è un linguaggio perché abbiamo la grammatica del cibo, il cui lessico si costruisce a partire dalle materie prime, che rappresentano una sorta di morfemi. Poi abbiamo il... mi scusi, professore, se può mandare avanti la slide. Ok, grazie. La morfologia invece sono le pratiche di cucina e quindi la cottura, la preparazione che appunto trasformano queste materie prime, quindi morfemi, in piatti o vivande, cioè in parole. Poi abbiamo la sintassi che invece è il pasto che ordina i piatti secondo criteri ben specifici, i soggetti che sono carne e cereali. Poi abbiamo i complementi che sono gli antipasti, contorni, dessert. Poi abbiamo le salse che invece svolgono la funzione di complementi e preposizioni. Infatti sono prive di significato autonomo, ma al tempo stesso essenziali per legare gli elementi del pasto. Poi abbiamo i condimenti che rappresentano gli aggettivi e gli avverbi, mentre la retorica è il modo in cui il cibo viene preparato, servito, consumato ed acquista quindi piena capacità espressiva. Inoltre l'alimentazione è un linguaggio anche perché comunica, diciamo, anche i nostri sensi comunicano quando noi mangiamo. In effetti il senso della vista, per esempio, viene coinvolto già prima del pasto, perché generalmente noi preferiamo un alimento piuttosto che un altro, perché magari questo ha un colore più vivace o una forma che lo rende più appetitoso. Poi abbiamo il gusto, che invece in sinergia con l'olfatto ci informa sulla commestibilità degli alimenti, proprio per evitare di ingerire sostanze che sono potenzialmente tossiche. Più precisamente, il gusto ci permette di distinguere i sapori fondamentali degli alimenti attraverso le papille gustative. Invece l'olfatto ci permette di distinguere gli odori, ma anche gli aromi degli alimenti sprigionati durante la masticazione. Poi abbiamo il tatto, che invece ci
ci dà informazioni sulla struttura e sulla consistenza di un alimento, come ad esempio la grassezza, la morbidezza, l'untuosità e così via. E diciamo che ci fa percepire se un alimento è fresco e croccante o meno. Per quanto riguarda l'udito, invece, possiamo distinguere stimoli uditivi interni ed esterni. I stimoli uditivi interni sono quelli prodotti durante la masticazione che vengono avvertiti nella bocca, invece gli stimoli uditivi esterni sono quelli invece prodotti all'esterno, come ad esempio l'acqua che bolle in pentola, o il rumore delle posate, o il ticchettio del timer del forno e così via. Poi l'alimentazione è un linguaggio anche perché comunica attraverso la nostra espressione facciale, il piacere o il disgusto di un cibo che mangiamo. Quando apprezziamo il sapore di un alimento, tendiamo a socchiudere gli occhi, a trattenere il cibo in bocca proprio per prolungare questa sensazione di piacere intenso e dopo solitamente passiamo più volte la lingua sulle labbra, quasi come a voler assaporare ciò che rimane. Quando invece qualcosa ci appare disgustoso, tendiamo ad assumere un'espressione del volto che appunto testimonia e comunica questa nostra repulsione. È la cosiddetta mimica del disgusto che è accompagnata da movimenti ben specifici, come ad esempio, come possiamo vedere dall'immagine, il corrugamento della fronte, poi abbiamo l'arricciamento del naso e delle narici, l'innalzamento del labbro superiore. Anche le sopracciglia appaiono abbassate e corrugate. A volte questi movimenti sono anche accompagnati dall'emissione di un suono gutturale fino a dei veri e propri conati di vomito nei casi più, diciamo, nei casi estremi. Poi potremmo dire che anche il sapore di un alimento è fortemente influenzato dal suo colore. Per cui potremmo dire che anche diciamo, i colori hanno un loro linguaggio, perché comunicano un certo gusto e un certo sapore. Ad esempio, il rosso solitamente ci dà l'idea di un sapore piccante, poi invece abbiamo il giallo che ci dà l'idea di un sapore brusco, proprio perché richiama l'immagine del limone. L'arancione invece ci dà l'idea di un sapore speziato, per influsso dello zafferano che evidentemente è più forte di quello dell'arancia. Poi abbiamo il bianco che si rivela in sapore, il verde che invece ci dà l'idea di un sapore, diciamo, aspro perché associato all'acerbo, e poi abbiamo il blu che ci dà l'idea di un sapore edulcorato, mentre il viola ci dà l'idea di un sapore de delicato, amabile, proprio come il fiore da cui prende il nome. Però non si mangia solo per soddisfare l'appetito, ma anche le emozioni. Infatti il cibo anche un valore psicologico oltre che nutritivo, perché può anestetizzare momenti di profonda tristezza, ma può anche appagare, gratificare. E ognuno, proprio con il termine inglese comfort food, si indica quella pietanza consolatoria che ristora sia l'anima e il corpo. Ognuno di noi ha la sua pietanza del cuore preferita. Generalmente il cibo legato all'infanzia, ma anche ad una persona o ad un luogo. Diciamo che tutto può essere comfort food, dal junk food fino ai piatti più genuini, come appunto possiamo vedere, quindi quelli legati alla tradizione. Inoltre, l'atto del mangiare insieme è anche una forma di linguaggio perché occasione di scambi verbali e di una condivisione di emozioni con gli altri commensali. Quindi vediamo come il cibo acquista, in questo caso, anche un valore sociale. E infatti convivialità vuol dire mangiare insieme, ma vuol dire soprattutto condividere e vivere insieme qualcosa. La convivialità, una cosa importante da dire, è che serve ad essere più felici, perché un'esperienza piacevole lo diventa ancora di più se viene condivisa. Quindi potremmo dire che anche la felicità alimentare ha un suo linguaggio. Infatti è il risultato di una combinazione di diversi ingredienti che non sono soltanto quelli che utilizziamo per cucinare e che quindi troviamo nel piatto, ma sono anche quelli complementari, come ad esempio la scelta, la preparazione o l'estetica di un piatto, la stessa convivialità. Per concludere, risposta al titolo della mia tesi, potremmo quindi sostenere che l'alimentazione è un linguaggio universale e quindi condivisibile tra tutti i popoli.
Oh, ti mancava sì. Bellissimo. Guarda, non puoi capire quanto effettivamente io mi metto nei vostri panni in un'esperienza del genere, quindi è normale che la salivazione sia azzerata. Sì. Stai tranquilla, ma hai fatto un'esposizione ottima.